Buongiorno, io volevo suggerirvi un libro che a me ha toccato molto nel mio percorso qua nel monastero. Il libro si chiama Da studente a maestro ed è stato scritto per un maestro, da un maestro giapponese, Rinzai, che è stato considerato un grande maestro vissuto nel secolo scorso. Per me l'importante di questo libro è che può arrivare a tanti, nel senso si può anche leggere a diversi livelli, perché è stato scritto a modo di autobiografia di questo maestro, dove racconta la sua entrata nel monastero e da lì in poi il suo percorso fino a diventare maestro. E lo fa anche in una maniera molto di maestro, perché alla fine, essendo diventato maestro, guarda in quel modo la situazione. C'è una parte ironica molto importante, che è molta della emozione che si guarda nello Zen. Dunque, questa sarebbe la parte un po' più basica di come vedere il libro. Poi, secondo me c'è una seconda parte che è quella di un'autoreflessione che fa questo maestro, Soko Morinaga, sulla sua pratica. È sempre guardata in diversi capitoli, prima nella interrelazione con il suo maestro e seconda nella sua esperienza di maestro. E il terzo livello a cui io sono arrivato a leggere questo libro è quello di una cosa molto importante che nello Zen si guarda. Lo Zen è una pratica di via che si basa molto, molto sull'esperienza. E in questo caso, nello Zen, la figura del maestro è una figura fondamentale per la pratica, perché il maestro quello che fa, in vera, la sua esperienza di vita, fa specchio verso gli altri, mostrandosi com'è, per sé a qualcuno serve. Non è per niente che lui, nella sua prefazione, scrive: mi auguro che leggendo questo libro comprendiate che non sto soltanto parlando di me stesso o di qualcosa che è avvenuto in un luogo lontano. No, parlo dei vostri problemi più immediati. Dunque, il libro è un libro che si può leggere anche in un solo giorno, ma anche è diviso in capitoli che si possono leggere e fare riflessione uno a uno. E per ultimo vi leggo, parlando di questo, di una piccola storia. Un giorno, mentre erano in viaggio, il monaco più giovane scoppiò improvvisamente in pianto. Ho praticato per tanti anni e non sono riuscito a ottenere niente. Ora sto vagabondando per il paese in questo viaggio. Così non otterrò mai l'illuminazione, si lamentava. A queste parole, il suo maestro, mettendo tutta l'energia nelle sue parole, disse al giovane monaco di essere a sua completa disposizione. Mi occuperò di tutto ciò che potrò fare per te durante questo viaggio, disse. Ma io ci sono cinque cose che non posso fare al tuo posto. Non posso vestirmi al tuo posto, non posso mangiare al tuo posto, non posso defecare al tuo posto, non posso urinare al tuo posto e non posso portare in giro il tuo corpo e vivere la tua vita per te.
Fate tesoro di questo libro e fallo, il libro adesso si usa come specchio e fallo vivo dentro di voi. Fatelo vivo. Grazie.